Buongiorno dall'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, una rappresentanza dei bimbi di quinta della scuola primaria e della prima della scuola secondaria di primo grado. Un saluto a tutti. Oggi la Pestalozzi ha incontrato Sant'Agata. Abbiamo avuto il piacere, come da tradizione ormai consolidata, di accogliere nei tre plessi della nostra scuola il cereo votivo di Sant'Agata, con la commissione che si occupa appunto di portare in giro insieme alle altre candelore questo nostro cereo che presenta anche il nostro gonfalone, l'unica scuola di Catania che ha un gonfalone della propria scuola su una candelora, va in giro per la città e precede la Santuzza nel suo percorso interno ed esterno. Quindi a partire da giorno 4 questo cereo sarà in giro per Catania e porterà alto il nostro gonfalone. In contemporanea, giù al Viale Nitta, nei nuovi laboratori di pasticceria e panificazione, i nostri docenti, coadiuvati dai nostri alunni che sono ben volenterosi di apprendere la nostra tradizione, stanno preparando tutto il materiale, tutto l'occorrente affinché domani, altro giorno di Open Day, i ragazzi delle seconde medie possano, insieme appunto ai ragazzi dell'alberghiero, preparare le olivette di Sant'Agata. Quindi tradizione insieme all'innovazione, l'innovazione dei nostri laboratori che ci permette veramente di sognare, di puntare in alto e stiamo facendo di tutto per attivare l'anno prossimo, quindi per l'anno scolastico 2020-2021, la mensa, il servizio mensa realizzato appunto dai ragazzi dell'alberghiero per i nostri alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Un grande traguardo che speriamo di raggiungere già a partire dal prossimo mese di settembre per garantire ai nostri alunni, oltre la fattività del nostro processo educativo, anche un servizio di qualità per quanto concerne il consumo dei pasti a scuola. Non resta altro che salutarci, con un saluto particolare in occasione di Sant'Agata. Cittadini, evviva Sant'Agata!